Cari amici di Tecno Digital World, benvenuti. Questo è un video di presentazione di Samsung Galaxy S4 Mini, un unboxing del modello europeo del piccolo di casa Samsung, versione da 8 GB, versione LTE 4G. Andiamo subito a visualizzare il dispositivo presente all'inizio della confezione. Poi abbiamo i manualetti, guida rapida e funzionalità di base, auricolari in-ear con adattatori, standard del packaging Samsung con il telecomandino per i controlli multimediali, quindi sia nel player musicale che in telefonata in avvio e in uscita e in entrata, cavetto micro USB 2.0 che funge anche da cavo di alimentazione grazie all'adattatore da rete presente sempre nella confezione iniziale. Passiamo però subito alle analisi del dispositivo. Uno schermo, un display 4,27 pollici Super AMOLED a 16 milioni di colori. Adesso, mentre lo andiamo ad accendere, vediamo anche un'altezza 12,46 cm, larghezza 6,13 e uno spessore invece di 0,89 e 4 cm. La cover che noi andiamo a sostituire, quella standard Samsung in policarbonato, la sostituiamo con una cover ufficiale flip colore blu. Facciamo aderire con i click, eccolo qui, flip cover Samsung. Dicevamo, schermo 16 milioni di colori, molto fluido, abbiamo già iniziato a utilizzarlo in questi giorni. Il peso del dispositivo 107 grammi, colore standard Black Mist, memoria interna standard 8 GB, che poi effettivi sono molti meno perché alcuni sono dedicati all'operatività di sistema. E abbiamo inserito qui una micro SD, perché la memoria è una micro SD fino a 64 giga, noi abbiamo inserita una da 32 GB, quindi il dispositivo arriva a quasi, diciamo, 35 GB di memoria complessiva. Per quanto riguarda la connettività di rete, abbiamo una connettività, dicevamo, possibilità anche in 4G. La SIM è una micro SIM, in questo caso micro SIM 4G Vodafone LTE 4G, proveremo poi magari in una zona coperta dalla funzionalità 4G questa differenza di velocità, vedremo se è effettiva. Batteria da 1900 mAh, removibile ovviamente, e una durata, diciamo, di uso intensivo standardizzato a 8-10 ore massimo. Diciamo che la giornata la regge se facciamo delle pause e lo lasciamo in stand by, altrimenti un uso continuo 8 ore è comunque un buon risultato. Per quanto riguarda il software di base, il sistema operativo è un Android 4.2 Jelly Bean, ha fatto subito un aggiornamento in avvio con possibilità di dice supportare Galaxy Gear, l'orologio ufficiale Samsung che testeremo più avanti. Processore dual core da 1.7 GHz, fa bene il suo lavoro, vedete è fluido, non c'è la scattosità di alcuni cellulari magari con un processore minore. Funzionalità torcia integrata, la scopriamo subito. Il flash LED posteriore diventa una torcia con il semplice uso di un widget integrato, nell'aggiornamento precedente non era incluso. Per quanto riguarda invece la connettività, possiamo andarla a vedere nella schermata principale. Il pannello ricorda molto quello del fratello maggiore S4, mancano alcune funzionalità di Air Gesture, però abbiamo la connettività Wi-Fi, Bluetooth, NFC e BIM per il group play e per i sistemi di pagamento contactless e comunque senza carta di credito, possibilità di utilizzare il cellulare come router Wi-Fi e in più una prerogativa di Samsung Galaxy S4 e S4 Mini, la presenza di un sensore a infrarossi che permette tramite l'applicazione Watch On di gestire dispositivi presenti in casa. Ad esempio mi fa vedere al momento
quali programmi sono disponibili sul mio televisore, cliccandoci mi ci posso andare subito, e in più in alto a destra abbiamo la funzionalità diretta del telecomando con tasti per alzare e abbassare il volume, cambiare canale, tasto muto sorgente se vogliamo passare da televisore a DVD e il tastierino numerico per la scelta del canale, oltre al tasto power per l'accensione e lo spegnimento del nostro dispositivo. Per quanto riguarda invece le funzionalità sempre standard, la fotocamera è una fotocamera posteriore da 8 megapixel con flash LED e una frontale invece da 1.9 megapixel, molto comoda per le videochiamate e gli hangout, molto fluido anche il trasferimento in entrata e in uscita di video e foto. Per quanto riguarda la fotocamera, dicevamo, forse meglio, allora aumentiamo la luminosità del dispositivo che avevamo impostato come automatica, ma vedete che c'è la possibilità di avere una notevole luminosità solo modificandolo. Camera, dicevamo, 8 megapixel, alcune funzionalità riprese da S4, quindi scatto migliore, scatto multiplo, possibilità di scattare la foto e registrare l'audio insieme, panoramica e scatto veloce sportivo. Nella modalità auto c'è la possibilità di modificare la tipologia di foto che voglio scattare. In questo caso avevamo selezionato, ho già effettuato due scatti in due modalità, quella standard predefinita di Samsung, che è questa, uno scatto a 6 megapixel però con risoluzione appunto 6 megapixel, schermo 16 noni. L'altra foto invece sempre dello stesso soggetto, vedete comunque i dettagli sono più che definiti anche a 6 megapixel, lo scatto invece effettuato a 8 megapixel ha un ritaglio di in 4 terzi, però diciamo che si possono approfondire ancora di più i dettagli della foto. Per quanto riguarda i video, invece, registrazione video sempre dall'applicazione camera in Full HD 1080p, risoluzione anche lì 1920x1080, schermo 16 noni, la riproduzione è un qualcosa di sorprendente, tant'è che vi faccio vedere questo video, un pezzetto ovviamente, questo video 1080p e sia l'audio che andiamo ad alzare che la qualità video sono notevoli. Per quanto riguarda invece le funzionalità e le applicazioni già presenti sul dispositivo, abbiamo tutte quelle della famiglia Samsung, quindi a partire da Samsung Hub anche la famiglia S-Memo, S-View, S-Translator, S-Voice. S-Voice, i comandi vocali per gestire la fotocamera, il player musicale e le chiamate. S-Translator, il traduttore integrato Samsung. S-Memo per prendere appunti in maniera scritta o anche a mano, vedete, si può scrivere qualsiasi cosa. Per quanto riguarda invece altre applicazioni molto interessanti, vabbè, le standard di Google, che sono quelle con la denominazione Play, Play Books, Play Edicola, Play Movies e Play Music. Il lettore invece musicale di Samsung Galaxy S4 Mini è questo qui, semplicemente denominato musica. Vi faccio sentire Daft Punk, Get Lucky. L'altoparlante è questo posto qua dietro. Avete notato nel momento stesso in cui ho girato il dispositivo la canzone si è interrotta. Vi faccio risentire. Si interrompe. Questa è una funzionalità che abbiamo inserito standard dal menu delle impostazioni.
un controllo e anche un sistema di risparmio energetico. Dicevamo, l'audio fuoriesce dalla parte posteriore, sentite se la copro, e permette, appoggiando il dispositivo su una superficie, di sentire comunque l'audio in maniera efficiente, perché, come andiamo a vedere adesso, è un pelino in rilievo e quindi questo permette di fare da cassa armonica. Funzionalità integrata in S4000, a differenza di tanti altri smartphone, è la funzionalità radio FM, che ovviamente ora non possiamo far funzionare perché non abbiamo collegato gli auricolari, però è integrata. Possibilità di effettuare screenshot direttamente, ad esempio facciamo uno screenshot tenendo premuto il tasto power e il tasto home, sentiremo lo scatto. Tasto home, no, ho sbagliato qualcosa, scusate, tasto power, tasto home, ok, questo è il lo screenshot effettivo. Vedete, questo è il rumore dell'acquisizione della schermata. Se schermata acquisita, e possiamo poi andarla a ripescare direttamente nella galleria immagini. Per quanto riguarda l'audio delle telefonate, possiamo tranquillamente chiamare il servizio di segreteria Vodafone. Mettiamo poi la telefonata in viva voce. Audio fluido. Benvenuto in Vodafone. Questo è il livello minimo, quindi a livello massimo. Per la telefonia mobile e internet con smartphone, chiavetta e tablet di... Quindi audio molto fluido e senza interruzioni anche con il sistema di viva voce. Qui andiamo a chiudere tutte le applicazioni che avevamo aperto. Per quanto riguarda invece il test di navigazione, una pagina che può essere ad esempio l'home page di Repubblica, quindi una pagina ricca di contenuti, vedete il caricamento, ovvio qui siamo sotto copertura wifi, però caricamento efficace, pinch in e pinch out funzionano discretamente con un adattamento non automatico però delle nostre pagine, quindi se andiamo a fare uno zoom personalizzato con le due dita non si adatta automaticamente la pagina, invece col doppio tocco, vedete qui visualizzo l'intera pagina, se zoomo mi fa un pinch in automatico su una parte sola del sito. Se cambiamo finestra andiamo a visionare il nostro blog, che anche è una pagina assai pesante a caricare, vedete ci mette un pelino di più, però poi alla fine carica completamente nella versione desktop il nostro blog. Scorre tranquillamente, non c'è alcun problema nella fluidità delle immagini. Ritorniamo a la home page di Repubblica. Non si blocca praticamente mai. Per quanto riguarda invece le ultime funzionalità, sistemi di notifica, sistemi di widget integrati standard di qualsiasi modello ormai Samsung, in attesa quindi di testarlo con l'orologio Samsung Galaxy Gear e in attesa di un confronto magari con Samsung Galaxy S4 e il fratello che tutti stiamo aspettando, Samsung Galaxy S5, Davide Palermo per Techno Digital World vi saluta e vi auguro una buona giornata. Ciao!